Come promesso, iniziamo a parlare anche di altri rettili. Oggi parliamo delle tartarughe di terra, nello specifico delle sulcata. Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Nel video di oggi siamo in una splendida località che molti di voi conosceranno, è Marsalam, qui in Egitto. Siamo venuti in realtà perché siamo in vacanza, ma una delle cose che abbiamo trovato è un piccolo gruppo, una piccola famiglia di tartarughe sulcata che sono qui nel Dream Lagoon Resort di Marsalam. Di conseguenza ne approfittiamo per fare un video e ovviamente per parlare delle sulcata. Se mi seguite su Instagram oramai avete anche visto qualche storia proprio dedicata a queste due tartarughine. La cosa bella è che sono estremamente grandi. Le tartarughe sulcata infatti sono tra le tartarughe di terra più grandi in assoluto. Sono tartarughe originarie del territorio del continente africano. E al di là di questo sono le tartarughe di terra che preferisco in assoluto. Pensate che da adulti i maschi possono arrivare a più di 100 kg. Ed eccole qua, questa è una delle due tartarughe che sono ospiti del resort. Come vedete, come vi dicevo, sono tartarughe per lo più erbivore e come vedete sono molto molto grandi. Questa è la mia mano appoggiata al guscio della tartaruga e come vedete è semplicemente enorme. Come vi dicevo, le tartarughe sulcata sono originarie del continente africano perché sono tartarughe che hanno bisogno di temperature molto elevate, temperature costanti durante il giorno tra i 30 e i 33 gradi. Al di là di questo, come vi dicevo, queste sono tra le specie di tartarughe in assoluto più grandi. Come vedete, arrivano a dimensioni enormi. Questa è una tartaruga relativamente giovane perché non avrà più di 5 anni circa. Al di là delle dimensioni è interessante per esempio anche il comportamento, perché queste tartarughe vi possono sembrare molto tranquille e docili, ma in realtà sono molto territoriali e possono essere anche abbastanza cattive. Infatti sia in fase di accoppiamento sia in realtà in competizione proprio territoriale, quindi con altri maschi, usano quella parte che è sostanzialmente sotto la loro testa, che viene chiamata rostro, proprio per speronare, diciamo, gli altri maschi, bloccare e incastrare le femmine e potersi accoppiare, mentre per i maschi le possono usare per ribaltare gli avversari e anche in qualche caso per ucciderli. Ecco perché è importante ovviamente avere un territorio molto molto grande. Innanzitutto perché ovviamente, come vedete, crescono tantissimo, e al di là di questo perché nel momento in cui volete inserire diverse tartarughe e quindi creare un vero e proprio allevamento, avrete bisogno ovviamente di un territorio estremamente grande. Come vedete, questo è enorme. Come vedete, questi due esemplari di giochelone sulcata o sulcata comunemente hanno uno spazio veramente enorme qui. Infatti tenete conto che oltre a brucare e semplicemente avere una funzione tagliaerba e di conseguenza radervi praticamente al suolo tutto il terreno ed il prato, queste tartarughe adorano anche interrarsi e scavano dei buchi che sono estremamente grandi, sia per scappare dal troppo caldo e sia anche ovviamente per andare a deporre le uova. Mi scuso per il vento e per il rumore del vento, è che mangiano praticamente tutto ciò che è erba. Tra le cose che preferiscono sono ovviamente i cactus, che sono tipici di zone in cui loro vivono.
Quindi se anche voi state pensando di comprare o di acquistare in Italia una o più sulcata, ovviamente ricordatevi che avete bisogno di tantissimo spazio e ovviamente di tantissima cura. Ovviamente vi ringrazio per avermi seguito anche da questa location un po' diversa dal solito. Vi ricordo che ci sono due nuovi video a settimana, martedì e giovedì alle 15:15, quindi iscrivetevi per un sacco di nuovi video e noi ci vediamo nei prossimi video.